6 milioni di euro per far rinascere il San Bartolo. Parte arriveranno dalla Regione Marche, parte dal Ministero dell'Ambiente. Parola di Ministro, l'importante ora è lavorare di concerto e fare in fretta. Il Ministro Gianluca Galletti è arrivato a Fiorenzuola di Focara puntualissimo, sono le 11 precise quando scende dall'auto nella piazzetta del Borgo. Ad accoglierlo c'è il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci e anche il Presidente della Regione Luca Ceriscioli, oltre all'assessore regionale Angelo Sciappichetti e tutti i componenti del tavolo tecnico che in questi giorni si è mosso sul San Bartolo. Un veloce scambio di saluti, poi il gruppo si incammina per il sopralluogo. Il ministro guarda, chiede spiegazioni. C'è ancora nell'aria un tremendo odore di bruciato. Guarda giù, il ministro vede il disastro provocato dal fuoco e commenta: qui bisogna fare presto. Un giro per vedere meglio il grave danno alla falesia, quindi il briefing nella sede del quartiere. Quando escono, il primo a parlare è il sindaco Matteo Ricci, che dice: è stato un sopralluogo molto positivo e produttivo. Ringrazio il ministro Galletti per la sua presenza tempestiva, anche per le risposte che ci ha dato e per le opportunità che ha individuato. Ringrazio anche, continua Ricci, il presidente della regione, non solo per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, le cui competenze sono regionali, ma anche per il ruolo importantissimo che ha già svolto e che continuerà a svolgere in questa fase. Il primo pensiero invece del ministro Galletti è andato a tutte le forze dell'ordine e alle istituzioni, ai vigili del fuoco, per la risposta pronta che hanno dato, che ha evitato il peggio. Questo vuol dire, ha proseguito, che il sistema ha funzionato. Ora però si tratta di agire subito, perché quello che abbiamo evitato non accadrà più nei prossimi mesi.